Giornata soleggiata inizialmente, ma c'è aria di tempesta e così sarà. Di fronte all'Igea Stadium si affrontano due belle realtà del calcio locale, due sorprese della scorsa stagione. I Torconchi in panchina conferma Filippo Vergoni, che tanto bene fece lo scorso anno in campo con il numero 10 da segnalare Lorenzo Picchi, classe 2000. Cambio tecnico per l'Igea Marina per la stagione 2018-2019. In panchina siede Andrea Gavagnin, tenna arbitrale affidata a Khalid di Cesena, mentre tra gli assistenti spicca Sara Muratori della stessa sezione. Protezione al volto per il portiere di casa Pier Giulio Beraldi, che gioca con una vistosa maschera nera. La gara vede dalle prime battute due squadre giocare a viso aperto. Qui Marchini appoggia il pallone tra le braccia di Ballanti. Proteste locali poco dopo per questo gol annullato a Mema su assist di Marchini, ma il fuorigioco c'è e come. Torconca risponde con una sponda fortunosa che favorisce l'inserimento di Ferrani, sfortunato il centrocampista in maglia numero 8 che non riesce proprio a segnare. Dopo un attimo di stand-by ci pensa Mina Capilli a chiamare la deviazione in corner Barbanti. Padroni di casa ancora in avanti con Mema, che serve dalla parte opposta a Bocchini, che in corsa calcia le stelle. Segnatevi questo nome, classe 2000, Picchi, serie di finte, conclusione a giro, Berardi c'è. Dall'altra parte Mema deposita il pallone in bocca a Barbanti e quasi non ci crede. Occasione sciupata. L'attaccante avrà però modo di rifarsi. Finale di marca ospite con Franca che mette al centro e sotto misura Berardi si salva come può. Lo stesso portiere trattiene un minuto più tardi il tentativo di Liardini. Ripresa con squadre ancora più sfrontate. Incontro più dei baffioni serve Picchi, che nella mira risulta impreciso. Come del resto Liardini, che vince un rimpallo ma non inquadra il bersaglio. Igea che ha il primo acuto quando Abbondanza sfonda al centro questo assist interessante che sia Mema che Brighi bucano clamorosamente. Reazione precoce del Torconca, che recrimina questo rigore quando Leardini allarga per Picchi, cui traversone viene toccato con il braccio da Zanotti. Il tocco c'è ma l'arbitro sorvola. L'Igea recupera palla al centrocampo. Casadei con l'occhio di falco serve Mema, il cui tiro viene respinto da Barbanti sui piedi di Brighi, che conclude incredibilmente a lato. Sembra una partita a questo punto da segno X, ma Liardini accende la spina per la testa di Gambelli, che mette alto. Ancora Liardini vince un contrasto, ma è decisivo l'intervento di Casadei, che evita un gol fatto. Festival del tentativo e continuo questa incursione neo entrato della rosa, che meriterebbe miglior sorte. Ma la partita cambia prima della mezz'ora. Pirini lancia in profondità a Brighi, che al momento del traversone scivola sul terreno di gioco, riuscendo a mettere al centro un pallone toccato con il gomito da Vaccarini. Per il direttore di gara trattasi di rigore. Il replay ci mostra il tocco del difensore. Dagli 11 metri Mema non tradisce l'appuntamento con il gol, dedicando la marcatura all'amore della sua vita. L'attaccante, servito da Brighi, vorrebbe ripeterci ma non riesce nell'intento, anche se l'ultima occasione capita agli ospiti. Imperatori viene anticipato, ma la palla viene allargata a Renzoni, che perde l'attimo decisivo concludendo malamente. Si chiude qui una vincente partita con l'Igea che bagna i debutti in campionato con i 3 punti. La band di Vergoni invece siamo sicuri che, se continuerà a giocare così bene, troverà diversi treni che la porteranno verso la stazione più vicina chiamata Vittoria.